Ciao ragazzuoli, qui ZW Jackson e benvenuti in un nuovo video e soprattutto in una nuova serie, perché quest'oggi è la prima puntata di Miti di FIFA 17. Adesso mi aspetto una sigla tipo... No, non parte, va bene, ok, non fa niente, abbiamo poco budget. Comunque ragazzi, ci tengo subito a precisare, prima che voi me lo scriviate in ogni commento, che sì, ho preso spunto da un altro youtuber americano e per correttezza, ragazzi, lascerò il suo link qua in descrizione. Quindi ho deciso di comunque portare questo tipo di video prendendo appunto spunto dal suo format, perché qua in Italia, ragazzi, ce ne sono pochi che appunto prendono questi miti da sfatare di FIFA, ad esempio, non so, però potete anche scrivermeli voi qua sotto nei commenti che proverò magari a farli io, appunto, senza prendere video come in questo caso. Però ragazzi, ho voluto prendere questo video perché oggi cosa andremo a sfatare? Andremo a sfatare il mito dei 100 e passa gol su FIFA 17 in questo caso, ma su FIFA in generale. Ossia, un sacco di ragazzi, cioè me compreso, si chiedono che cosa succede se un giocatore dovesse fare più di 100 gol appunto in una partita. Ripeto, la clip di video che ho preso, il gameplay, l'ho preso da questo utente perché veramente era un video molto interessante, io ve lo voglio portare in italiano, però vi richiedo di lasciare qua sotto nei commenti magari un vostro mito da sfatare, così almeno che io mi metto lì sotto, lo proviamo a fare insieme. E ragazzi, spero che non prendiate male questo fatto qua, perché comunque ve l'ho detto e niente, volevo appunto portare questa serie perché è una serie molto interessante e come sapete sul mio canale ci sono serie molto interessanti, eccetera eccetera, queste cose qua da youtuber, no? Comunque ragazzi, parte con il Chapecoense contro il Barcellona, questa clip, vediamo che lui è arrivato a 98 gol, che comunque sono già tantissimi. E ovviamente questa cosa qua dei 98 gol si fa mettendo tipo la minore difficoltà di gioco, che è principiante, non lo so, e attivando, come potete vedere, fanno tipo straveloce, fanno i tiri, le saette, e questo si fa tipo modificando un attimino le cose di gioco della CPU, le fai più scarse, e le cose di gioco appunto dell'utente le fai più forti, ad esempio potenza tiro metti 100, difficoltà di segnare metti 0, tutte quelle cose così, ragazzi, che di solito si facevano quando comunque sei lì nel 90esimo che stai perdendo una partita importante. Almeno io non lo faccio perché, ragazzi, mi piace giocare per conto mio. Comunque abbiamo visto che è arrivato a 100 gol con il suo Chapecoense. Tra l'altro, ragazzi, penso che sia anche un bel tributo quello che ha fatto questo utente di utilizzare il Chapecoense. E possiamo vedere che comunque sono 0-0, non riesce a segnare il 100, ma si vedono appunto 0-0 e 0, 2-0, e poi ovviamente ci sarà l'uno davanti, ma FIFA non lo prende. E guardate invece nelle statistiche, nei gol, proprio del riquadrino in alto, c'era 10 e non c'era 0-0, così un'altra cosa un attimino differente. Possiamo vedere che comunque la partita è finita qua, è finita 105-0 per il Chapecoense, e infatti, come vi avevo fatto vedere prima, è 0-5-0. Ma ragazzi, secondo voi adesso cosa succederà? Perché succede una cosa veramente strana. Allora, anzi, ne succedono due. Prima di guardarla, io vi voglio invitare in un giochino, ragazzi. Mettete in pausa il video e scrivete qua sotto nei commenti secondo voi che cosa succederà. Un indizio è un pop-up. Vabbè, vi spiego anche cos'è un pop-up. Praticamente una casellina che compare in più durante il gioco. Quindi ragazzi, mettete in pausa il video. L'avete fatto? Ok, sono veramente curioso di vedere i vostri commenti. Mi farò un sacco di risate, poi magari qualcuno lo indovinerà anche. Comunque, andiamo a vedere seriamente le due cose che succedono. La prima cosa che succede, ragazzi, è questa. Arriva appunto un pop-up con le congratulazioni della EA Sports e un invito a cambiare difficoltà. Quindi, come per dire, hai fatto 100 gol, cosa cavolo giochi ancora a questa difficoltà? Andiamo avanti, passiamo al prossimo gradino. E ragazzi, penso che sia comunque una cosa abbastanza stupida, perché cioè, se tu fai 100 gol, penso che lo capisci da solo, poi magari qualcuno non sa veramente come si fa a cambiare. Quindi, anzi, dai, cambio e dico che non è più stupida. Ci ho fatto un piccolo pensiero. Però ragazzi, c'è anche una seconda cosa che andiamo a vedere. Eccola qua. Come possiamo vedere, guardiamo i player ratings, i voti.
tutta la squadra avrà 10 di valutazione. Tutta la squadra, anche quelli che magari non hanno segnato, non hanno fatto assist, tutta la squadra avrà 10 come voto post partita. Mi raccomando ragazzi, cerchiamo di arrivare a 1000 mi piace, dai 1000 mi piace per continuare questa serie che appunto cercherò anche di portare in maniera personale, non prendendo spunto da altri video, grazie ai vostri commenti, grazie alle vostre cose che mi dovrete chiedere di cercare a sfatare, un po' come Mythbusters, non lo so, per chi vedesse il programma su D-Max. Si può dire D-Max. Comunque per il primo episodio di Miti di FIFA da sfatare finisce qua. Io appunto spero in un vostro commento positivo e magari anche in una vostra iscrizione o un bel mi piace per non perdere i prossimi video. E mi raccomando, per i nuovi utenti del canale, cercate nel mio canale che porta un sacco di cose interessanti come glitch, rose nel 2021, eccetera eccetera. Comunque da Zedo Jackson è tutto, ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ragazzi! And I could have passed, but I got high.